saprei raccontare quali sono i gesti dentro al tuo mattino, di quando ti vesti in mezzo a uno sbadiglio, provo a immaginare cosa stai pensando. Per la prima volta Irene Grandi è stata invitata a partecipare al Festival della Canzone Italiana di Sanremo con una canzone di cui è anche autrice, Un vento senza nome, un testo che tocca con leggerezza un argomento di grande attualità, raccontando di una donna che volta pagina lasciandosi alle spalle una situazione che non le appartiene più. La canzone è evocativa e raffinata, si sviluppa in un crescendo lieve e costante di emozioni sempre più intense e coinvolgenti. Con queste sonorità eleganti e calde, con un progetto sviluppato in modo armonioso e accurato, Irene Grandi torna in tour nei teatri, dopo il fortunato tour con Stefano Bollani. Dopo 5 anni dal tuo ultimo disco, rieccoti qui, ci sei mancata molto. Com'è rimettersi in gioco ora? Bello, con ancora più voglia forse, perché questo disco mi appartiene molto, è stato un disco molto ispirato, l'ho scritto in gran parte io insieme a Saverio Lanza, questo mio ottimo collaboratore, produttore, coautore e anche musicista. È un periodo in cui insomma ho preso anche più consapevolezza dei miei mezzi, sono più grande, ho più esperienza, quindi sicuramente rimettersi in gioco poi dopo un periodo anche in cui ho avuto modo anche di annoiarmi, diciamo, è più divertente. Ti sei sottratta al successo rinchiudendoti in una lunga pausa. Questo tempo è stato fecondo? Sì, molto. È molto importante secondo me prendersi delle pause quando ce n'è bisogno nella vita, se è possibile farlo, perché è un regalo che ti fai, è un ripensare anche a cosa è cambiato di te, come sei cresciuto, le scelte giuste che hai fatto e anche quelle sbagliate, rivederle, no? Mettersi in discussione è praticamente appunto una possibilità che ti dai per crescere, e quindi anche un po' di silenzio, un po' di non avere sempre qualcuno che applaude e quindi ti gratifica delle cose, è un modo per magari ritrovare un'ispirazione più profonda, ritrovare anche un ascolto dei tuoi sentimenti. Un momento senza nome ti ha riportata alla tua grande passione per la musica e racconta anche il coraggio delle donne. Sei contenta di esserlo e come collochi la donna nella società odierna? Sì, sono contenta di essere una donna, mi piace, mi piacciono gli aspetti del femminile, cioè l'intuizione, l'abbraccio, il fatto che siamo, diciamo, sempre spesso pensiamo all'insieme delle cose e non solo al successo personale. E mi piace la dolcezza che magari ho ritrovato anche più da grande, perché magari prima ero un po' più ribelle, avevo bisogno prima di ribellarmi a certe convenzioni del femminile per ritrovarlo in una maniera più mia. Quindi sì, mi piace il mondo del femminile, mi piacciono le donne come sono. Insomma, consiglio alle donne magari di che hanno anche bisogno di esprimersi, di non farlo come gli uomini, cioè di cercare di non entrare troppo in competizione con il mondo maschile, perché nel maschile è giusto facciano loro, però non perché non penso che le donne, cioè, devono lavorare, devono fare i loro successi, però c'è un modo femminile di farlo che secondo me è molto elegante, molto bello. Vorresti ringraziare qualcuno che magari è stato per te importante lungo tutto questo percorso? Ma ringrazio le persone che mi seguono, perché comunque insomma è sempre bello vedere crescere anche i tuoi fans, vedere che ti seguono da tanti anni, insomma ce ne sono alcuni che ormai li vedo da 20 anni, insomma li vedo quasi diventare uomini, donne, no? E quindi insomma ringrazio che abbiano anche seguito questa miei percorsi e che ci abbiano anche loro creduto come me, nel senso che non è che si sono fermati a Boom Boom in vacanza da una vita, ma riescono ad ascoltarmi anche da donna.